Lodo, ci racconti in breve questo progetto e soprattutto cosa ti ha spinto poi a aprirti, diciamo, al mondo dei fan, diciamo così? Cosa mi ha spinto? Beh, sicuramente il voler ripagare l'affetto e il supporto di chi mi segue e di chi sta sempre, vuole essere sempre aggiornato su quello che faccio. Sono in fase di conclusione, di scrittura del mio disco e ho detto perché no? Chi lo dice che fra i miei follower non ci sia una persona talentuosissima che mi può dare una mano gigante a chiudere il mio album con un pezzo, con il pezzo perfetto? Quindi niente, è stato molto rischioso, perché mi sono completamente affidata, insomma, a persone che non conoscevo, però felice di averlo fatto. Tra l'altro non hai dato paletti, sbaglio, cioè nel senso è tema libero. Tema liberissimo in quanto a lingua, in quanto a tematica, in quanto a genere musicale. L'ho detto, c'è chi mi ha mandato pezzi heavy metal, barre rap, musica classica, è arrivato di tutto, ma il bello sta proprio nel poi saper unire le cose, trasformarle. Le tre cose che deve avere la canzone che sceglierai, che vincerà? Tre cose, allora due intanto, inseritene due, poi la terza ci penso. Deve avere la melodia, la melodia che ti sposta qualcosa, che non so dirti come si ottiene perché non c'è una formula, però a volte accade che senti una linea melodica e che ti tocca delle corde particolari. E poi cerco qualcuno che sappia usare le parole in modo veramente molto semplice, molto lineare, e mi piace chi sa comunicare anche concetti molto forti, ma con una semplicità estrema, che è una cosa difficilissima. Lodo, qualcosa hai già ascoltato, vero, di quello che ti è arrivato? Voglio sapere la cosa, diciamo, che ti ha sorpreso di più di questi brani e poi la cosa più divertente che hai sentito. Allora, è arrivato veramente un po' di tutto, un po' anche alla Got Talent, dei personaggi strani. C'era questo signore che mi ha mandato un video dove, vabbè, proponendomi comunque dei suoni molto interessanti, però mi faceva sentire come suonavano gli strumenti da lui stesso costruiti, quindi chitarra proprio fatta in casa e i tamburi fatti da lui. È un signore molto stravagante che però ho amato. E in generale il materiale, vabbè, è arrivato di tutto, e la cosa che mi ha fatto più piacere è che si sono messe in gioco persone di qualsiasi età, di qualsiasi provenienza, e, insomma, tutti con questa missione di mandare il proprio pezzo e crederci. È stato molto bello questo. Oltre a quella che poi vincerà, appunto, che verrà scelta, avevo modo di sentire anche le altre migliori 5 o non so, le altre finaliste della... Ma nelle pillole con cui racconterò, insomma, tutto quello che accade, probabilmente sì, probabilmente si sentirà qualcosina, insomma, i finalisti, chiamiamoli così tra virgolette, ci saranno, e io cercherò di portare avanti fino all'ultimo, insomma, queste canzoni che reputo più valide. Poi a una certa dovrò prendere una decisione e abbandonarle purtroppo per prendere una strada unica, però se mi chiedi al momento ho varie canzoni che stanno sullo stesso piano, devo ancora finire di ascoltare un sacco di materiale, però non me la sentirei, insomma, di escluderla a priori, vorrei provare a produrle, sentire come girano, quindi forse qualcosina si sentirà. Magari qualcosa anche per l'album prossimo, chi lo sa? Chi lo sa? No, poi ci prendo gusto, non scrivo più niente, faccio fare tutto. No, vabbè, chi lo sa, chi lo sa? Io intanto ho una missione che è una canzone, poi vediamo. Grazie mille.